Pronto? Albino, ciao, come stai? Bene, 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 grazie, tu? Tutto bene, a parte le piogge un po' di vento, ma per il resto tutto bene. Ma il vento è stato indicatore un po' dell'atmosfera in campo terrapiattista. Ma cosa ti riferisci? Ma mi riferisco al fatto che diverse persone mi hanno inviato dei link di 2 o 3 video che ha fatto Dino Tinelli negli ultimi giorni e praticamente in questi video lui attacca pesantemente la conferenza che abbiamo fatto a Palermo. In buona sostanza fa in un primo video ha preso un estratto di un video che ho fatto io con l'ingegnere civile dove dico una frase, cioè io dico la frase che non credo più alla terra piatta e Tinelli proprio mette questa frase un po' come fosse, ne so, il TG1 che ha fatto il taglio, oppure il milanese imbruttito che ha fatto i tagli, o come hanno fatto le Iene, senza lasciare che io parlassi, perché in buona sostanza io poi nell'arco di 5 minuti, dal minuto 8 al minuto 13, spiego che io non credo più nella terra piatta perché ne sono sicuro che la terra è piatta, quindi non è più una credenza, ma è una certezza diventata la mia. E invece lui ha messo solo sta frase che io non credo nella terra piatta e lui dice che lui è sicuro della terra piatta, cioè non vedo a che pro, insomma, abbia fatto questo video, dato che io ho fatto 1 ora e 1 quarto di parlare con questo ingegnere civile proprio per mettere in chiaro il fatto che la terra è piatta, capisci, Albino? Sì, ho capito, purtroppo Dino si è, diciamo, inoltrato su una strada, diciamo, poco accettabile, però cosa vuoi? Ogni testa è un piccolo mondo, diceva mio padre, quindi lui ragiona con la sua testa. Per quanto ci riguarda, il fatto che ci attacchi con questi video qua dimostra tutti con ciò tutti i suoi limiti, e io personalmente mi sono disiscritto dai suoi canali perché non desidero più avere a che fare con questa persona. E purtroppo non volevo dirlo pubblicamente perché tu sai che tu mi avevi già invitato a parlare di questa cosa, però io già ieri, l'altro ieri, mi ero rifiutato perché dico non voglio entrare in questioni troppo personali a livello di giudizio, però a questo punto bisogna fare delle precisazioni, e queste precisazioni è che quel signore lì ha anche dei problemi, e quindi purtroppo noi ci dobbiamo staccare e lasciarlo alla mercé di chi voglia occuparsi di lui. Io non me ne occuperò perché non sono dell'indole e dell'idea di avere a che fare con un certo tipo di persone. Sono estremamente dispiaciuto perché io e Calogero l'abbiamo aiutato e cercato sempre di aiutare Dino, che lo conosciamo da tanti anni, insomma, più di 2 anni ormai. Però lui si è inoltrato su una strada nella quale io non voglio inoltrarmi, e quindi le nostre strade si separano.
Ma Albino. Quindi lui vada per la sua strada, che non è la mia. Il fatto che ci attacca, perché noi facciamo delle conferenze, addirittura inscenando una conferenza mai esistita, cioè il giorno prima la nostra, addirittura con dei filmati finti, con degli audio di presunti relatori, con un elenco di partecipanti non verificabili, cioè se una persona si riduce a mettere in piedi una sceneggiata del genere, significa che le sue problematiche vanno oltre la mia capacità, magari non vanno oltre la capacità di sopportazione e di compassione di altri. Purtroppo devo dire che ciò va oltre le mie capacità e quindi io, rispetto a quella persona lì, mollo tutto. Dimmi, Agostino. Ma allora, Albino, su questa cosa personalmente, cioè, io la voglio intendere in questi termini, quello che dici tu, che non vuoi avere più a che fare nulla con Tinelli. La interpreto nel senso che se lui manterrà questo atteggiamento fortemente ostile, perché se lui metti caso che dovesse in qualche modo ragionevolmente dire vabbè, mi dispiace per quello che è successo, eccetera, eccetera, per questo e quell'altro motivo, ovviamente la cosa cambierebbe perché, cioè, bisogna riconoscere anche tutto il lavoro che ha fatto Tinelli per la Terra Piatta con tutti i suoi 1.000 video, cioè questo è un contributo che noi riconosciamo sempre, cioè non ci scordiamo quello che ha fatto una persona. Però, stando a come sono le cose, io interpreto quello che dici tu, in queste condizioni, se lui seguirà, come hai detto tu, questa strada, cioè, ovviamente è inconciliabile, cioè non ci può essere collaborazione in questi termini se lui è pesantemente ostile. Ma diciamo, questa è la mia interpretazione di quello che hai detto tu, ok? Quindi. Allora, io ho sempre pensato, ed eravamo d'accordo sia io che Calogero, rispetto a Dino, che a un certo punto la questione internet vada superata, cioè se le persone si conoscono devono essere amiche fuori dalla rete, e per questo che io sono organizzato un incontro che poi si è trasformato in un viaggio tra me, Dino e Calogero, per cui ci siamo conosciuti anche bene, eccetera. Però Sì. Dino ha dimostrato di avere grandi difficoltà nella socializzazione rispetto alle conferenze, a queste cose. Per quello che lui, quando noi abbiamo organizzato la conferenza, poi non è mai voluto venire, la prima volta è riuscito a mandare un filmato, poi si è perso e poi lui vive in un suo mondo e lasciamolo lì. Tu sei un grande tessitore di relazioni e una volta ancora voglio rivolgerti dei complimenti per come hai tessuto, diciamo, intrecciato la situazione della conferenza che ne parlavamo prima privatamente. Praticamente tu ormai sei riuscito ad avere nella conferenza di Palermo, anche nella conferenza stampa del giorno prima, più giornalisti di quanti ne vadano ormai alla conferenza stampa di Berlusconi. Ma per una congiuntura, non perché io sia. Ma, Quindi, no, ma in realtà i complimenti che ti rivolgo non sono immeritati perché comunque te hai questa condizione, questa capacità di diciamo di mediare fra le varie situazioni, capacità che non ho io anche per miei, diciamo, per un mio retaggio di tipo familiare con delle persone. Pronto?
È caduta la linea, Albino. Sì, vai, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che stavamo parlando del fatto che tu non hai, non senti di avere questa capacità di mediazione, ma cioè, ma Sì, come. non ce l'ho, non ce l'ho Agostino perché io ho anche dei retaggi familiari rispetto a certe patologie e guarda, proprio non ci voglio assolutamente avere a che fare più. E quindi per quanto riguarda la questione Tinelli, questa è la mia ultima dichiarazione pubblica. E ognuno poi farà le sue valutazioni. Ma Chi vuole avere ancora a che fare con Dino, le persone bravissime come te, capaci di mediare, possono magari tentare di fare qualcosa. Io no, mi dispiace, non ce la faccio. guarda, Albino, io quello che È posso il mio fare. limite, ma è ben giustificato da mie situazioni Sì, personali. certo, questo è comprensibile. Cioè, io l'interpretazione che ho voluto fare di quello che hai detto tu, più che altro è una mia speranza, nel senso che si possano riappacificare gli animi, però insomma no, prendila solo come una mia speranza, ok? Non voglio su questo insistere. Albino, voglio dire alcune cose riguardo a Tinelli, che in buona sostanza lui ha reso pubblico che mi ha inviato un audio di Luciano, questo signor Luciano che io non conosco, Allora, ti spiego subito, questo aspetta, Luciano, ti dico io prima quello che è prego, successo, così prego. in un attimo, e poi mi dici tu, Albino. Allora, per quanto riguarda Luciano, che io non ho mai conosciuto, ho ricevuto questo audio che poi in parte Tinelli ha pubblicato. Scusa se senti qualche notifica, mi continuano ad arrivare le notifiche che mi inviano questo video, gli amici, sto video che ha fatto Tinelli ancora adesso, se senti rumore. Allora, in sostanza Tinelli mi ha inviato quelle due email alle quali poi sotto c'era scritto che a questa email non è possibile dare risposta. E allora, cioè, sono rimasto un po' io stranito da questa cosa, perché dico, come mi invia un'email, un'altra email a distanza di tempo senza la possibilità di rispondere a questa email, ma cioè, è una comunicazione a unico senso, però per carità io su queste cose ci passo pure di sopra, non è che me la prendo a male, voglio dire. Quindi, anche tra una di queste mail che mi ha inviato Tinelli c'era compreso questo audio di Luciano. E tu volevi dire una cosa su Luciano? Sì, volevo dire questo, che Luciano, che è stato, diciamo, un organizzatore delle prime due conferenze, perché io lo conoscevo già da anni e poi l'hanno conosciuto anche Calogero e anche Lino, poi siccome Calogero mi sembra di ricordare i tempi, la proposta, perché non facciamo una conferenza con Luciano che è bravo così? E allora l'abbiamo fatta. Però questo Luciano si è dimostrato non affidabile, per esempio nella prima conferenza c'erano 80 persone, 81, e lui mi ha fatto figurare che avevano pagato solo 60. E quindi lui si è stornato, dice che si pagava 35 o 30 euro, non mi ricordo, mentre la seconda Ad Agerola. conferenza che c'era più gente. Non solo non ci ha dato niente, ma poi si è fregato i soldi e pure fatto mangiare la moglie a sbafo, e poi quando si trattava di regolare i conti è scappato con la moglie, ci ha lasciati lì con un palmo di naso, io e Pam Morrigan.
Pam, l'ho sentita da poco, l'ho alla sentita da fine. poco, Pam, e potrebbe in qualche modo confermare pure questa cosa. Sì, ma infatti l'ho citato apposta perché poi anche quei 20 euro che potevano darci di rimborso spese, non l'ha fatto, insomma. Quindi ecco, quello è un altro tipo di persona con cui io non voglio avere a che fare. Sì, Cosa vuoi che ti e dica? beh, qui in questo video c'era, che mi hanno inviato, c'era questo Luciano che parlava in sostanza male di te, ma comunque, ok, questo punto lo abbiamo trattato. Albino, io voglio continuare con gli altri punti per non dilungarci. Sento un po' di rumore. Sì, dai, dimmi, Allora, dimmi. in sostanza, un altro punto di cui parla Tinelli è che noi saremmo una opposizione controllata, cioè in sostanza secondo lui noi abbiamo fatto la conferenza e sono venuti così tanti giornalisti proprio perché noi facciamo parte del sistema, secondo lui, secondo Tinelli. E quindi è per questo motivo che sono venuti tutti questi giornalisti per denigrare. In sostanza, secondo lui, noi saremmo d'accordo per fare denigrare la terra piatta, e quindi il motivo per cui sono venuti tutti questi giornalisti, quasi circa 30 giornalisti, di diverse testate, sarebbe tutta una cosa ordita. Ma il punto è che, per quale motivo io avrei dovuto fare la dimostrazione schiacciante del fatto che la Terra è piatta, portando le prove verificabili da tutti? Cioè, se io faccio parte del sistema, non dovrei fare quelle dimostrazioni, dovrei fare solo delle discussioni, diciamo, un po' così, approssimative, senza mai andare nel dettaglio a livello di formule, di topografia, di cose riscontrabili da tutti. Ho pubblicato l'esempio di Malta, insomma, al video 58 che ho pubblicato su YouTube, che è una prova schiacciante del fatto che la Terra è piatta, verificabile da tutti. Quindi, se io e te facciamo parte del sistema e quindi siamo in accordo con i giornalisti, come lascia capire Tinelli, perché mai avrei dovuto fare questa dimostrazione? Non potevo fare un po' di discussioni e me ne andavo a casa, mi prendevo, insomma, quello che mi dovevo prendere e me ne andavo a casa? Cioè, questo è il punto. Cioè, non si Il conciliano problema queste due cose. è proprio che, come diceva Basaglia, che è l'autore della famosa legge 180, la legge sui manicomi, chiunque visto abbastanza da vicino non è normale, insomma, e quindi ci dobbiamo confrontare. Con queste problematiche, evidentemente noi non siamo un'opposizione controllata. Certamente il fatto che loro abbiano coinvolto Grillo, cioè che Grillo ci ha fatto un grande favore a parlare alla nostra conferenza, diciamo che pone un punto interrogativo. Come l'abbiamo avuto noi. Però è chiaro che noi siamo andati in buona fede, cioè. Voglio dire, poi è una cosa che forse ti ho già detto, che moltissimi dei terapeutisti da prima ora sono spariti, cioè alla fine chi fa conferenze siamo solo io, Calogero e te, perché poi anche personaggi che si erano aggregati un po', diciamo, opportunisticamente come Dharma Bernardi, poi addirittura hanno pure negato di essere terapeutisti. E quindi noi andiamo avanti. Poi tutte le altre conferenze che vengono spacciate per terapeutismo, come quella di Baratini, altre ancora così, cioè di terapeuta non si parla, perché così non ne parlano di terapeuta. Cioè, gli unici che parlano di terapeuta in conferenze e in televisione sui giornali siamo noi, perché lo stesso
Dino, lui si rifiuta di parlare con i giornalisti, non rilascia interviste, si crogiola con questi suoi presunti amici, con questa Eva Suburra, come diamine si chiama, con questo famoso fisico Morini e altri personaggi rocamboleschi dei quali si circonda, i quali a loro volta però non partecipano a nessun altro. Diciamo pannello di discussione, cioè praticamente sono una specie di circolo chiuso attorno a Dino. Il problema è che però quando qui si entra, come detto, in problematiche un poco più profonde a livello personale, io personalmente sono costretto a, diciamo, a spegnere l'interruttore, cioè io Sì, capisco Albino, è mi quello che... distacco, non voglio più avere a che fare con persone continente, il suo entourage di gente che sembra stare imbarcata su una nave dei folli, insomma. Albino, su Dharma io voglio dire una cosa, perché siccome ci ho parlato diverse volte con Dharma, abbiamo avuto un certo scambio. Ora, questo che hai detto tu sul fatto che... Lei, su quello che ha fatto lei, quella è un'esperienza che hai avuto tu, perché diciamo avete fatto voi la conferenza quando è stato con Dharma, io non c'ero, quindi quel che posso dire io che di positivo ho fatto con Dharma è il discorso delle chiamate per le Iene, quindi è venuta fuori il fatto che le Iene avevano detto che avrebbero dato il video integrale e poi non lo hanno dato. Quindi, ma è giusto, insomma, che tu dica l'esperienza che hai avuto tu con Dharma, perché io non c'ero in quel caso. Volevo aggiungere un'altra cosa, Albino. Per quanto riguarda il discorso che fa Tinelli, il punto centrale è il seguente. Tinelli fa video su YouTube, li pubblica su YouTube e sui social. Ma questa cosa che fa lui, secondo me, non potrà mai portare in tempi ragionevoli, in tempi umani e non in tempi biblici, a poter abolire il Trattato Antartide. Cioè, il motivo fondamentale per cui io ho scelto di accogliere il tuo invito, per fare questa conferenza, questo convegno pubblico, non solo tra privati, diciamo, come ha fatto Tinelli, è che io voglio fare in modo di spingere pesantemente per l'abolizione del Trattato Antartico, come dicono alcuni, spunta Antartide nel PDF del Ministero della Difesa. Ora, per poter abolire il trattato sull'Antartide serve la partecipazione dei cittadini, bisogna arrivare alla maggior parte dei cittadini che vuole questo tipo di questa abolizione. E con YouTube non ce la si fa a fare una cosa del genere, perché tante persone guardano la TV e se queste persone non vengono a conoscenza del discorso della Terra piatta, del fatto che c'è il divieto di andare in Antartide, ma il punto è, Martinelli, come pensa di poter fare in modo che le legittime aspirazioni di tutti i terrapiattisti di fare un viaggio in Antartide possano essere soddisfatte? Cioè, questo è il motivo centrale per cui io sono andato in pubblico. Poi che lui lo interpreti che io sia d'accordo con i giornalisti e che quindi i giornalisti sono venuti tutti perché c'ero io che alla fine sarei un rappresentante dei poteri occulti e tu pure. Cioè, crolla questa cosa qui, perché crolla per il fatto che io ho fatto la dimostrazione, ma non solo, stavolta abbiamo fatto di più, Albino. Non è che è finita l'altra volta come con le Iene che hanno egemonizzato la comunicazione. Noi abbiamo chiamato persone che hanno pubblicato in forma integrale il video, e parlo di Teletermini, no?
Teletermini e anche Radio Radicale, con cui abbiamo fatto accordi prima che loro avrebbero pubblicato in forma integrale i video della conferenza. Quindi Teletermini già è giunto a più di 6.000-7.000 visualizzazioni quasi ora. Radio Radicale chissà quante ne avrà fatte, non c'è il contatore. Sì, lo Quindi. so, ma il problema è che noi non possiamo, diciamo, risolvere il problema, scusa, la ridondanza tautologica, ma non possiamo risolvere condino la situazione, perché il problema è Dino. Quindi, per quanto riguarda il Trattato Antartico, io penso che non verrà mai abolito, cioè anzi verrà, diciamo, rafforzato, più che altro quando crollerà tutto il sistema, perché non riusciranno a reggere a lungo una menzogna, cioè se non chiudono internet la terra piatta non riescono a fermarla. E è chiaro che quando crollerà il sistema, è chiaro che poi si potrà andare in Antartide. Chiaramente, verosimilmente, bisognerà ricostruire poi tutto. Quindi diciamo che il Trattato Antartico non è la chiave di volta, cioè la chiave di volta è la terra piatta, cioè che esca Sì, l'autorità, insomma, certo. dopodiché sarà possibile fare tutte queste esplorazioni. Esatto, ma se noi non facciamo queste conferenze in questa forma, invitando tutti i giornalisti che vogliono venire, che ne parlano, cioè che poi i giornalisti, cioè noi ne siamo usciti, stavolta non ne siamo usciti con le ossa proprio spezzate, perché sono venute tante altre testate, oltre a, che ne so, al Milanese Imbruttito che ha fatto un servizio comico sulla. Però voglio dire, la cosa stavolta ha avuto una risonanza un po' differente, ne ha parlato la Sette, ne hanno parlate anche altre televisioni. Quindi diciamo che non è stata tutta una radicalizzazione come vuole fare apparire Tinelli, ma io voglio dire un'altra cosa, Albino. Cioè, io ho detto a diverse persone nei gruppi che io sono disponibile a parlare con Tinelli, ma il punto è stato che lui non è disponibile a parlare, cioè lui non vuole dialogare perché. Secondo me si è impuntato sul fatto che noi non dovevamo fare la conferenza a Palermo perché secondo lui è stata una radicalizzazione della terra piatta, ma trascura gli aspetti positivi che noi abbiamo fatto in modo che la frase terra piatta arrivasse a milioni di persone, perché a milioni di persone arriva se arriva, visto che siamo arrivati sul TG1 e su diversi altri TG nazionali. Sì, sono d'accordo, in realtà la nostra strategia è vincente. Il problema ancora è di base che Dino vive dentro una sua torre d'avorio e quindi lasciamolo lì. Lui si è illuso che la terra piatta rimanesse in internet e quindi facendo tutte queste traduzioni, per le quali bisogna ammettere, è bravissimo, che lui potesse controllarci tutto, cioè controllarci tutti, però quando poi noi l'abbiamo invitato a scendere in campo, tanto per citare ancora Berlusconi, e mettersi in gioco nelle conferenze, lui ha dimostrato tutta la sua fragilità e purtroppo adesso, come ho detto prima più di una volta, io non voglio averci a che fare, perché sono problematiche profonde con cui io non mi voglio confrontare, per cui di Dino non voglio più parlare. E se tu vuoi tenere aperto un canale di comunicazione, come da tanto tempo ha cercato di tenere aperto Calogero, a me sta benissimo.
però non è, diciamo, la strada che seguirò io, e quindi direi che la nostra conversazione su Dino si conclude qui. Sì, Albino, io vorrei dire un altro paio di Se hai cose. altre, diciamo, Vorrei cose da dire un altro chiarire. paio di cose da chiarire. Allora, il discorso è che quando Tinelli afferma che il ricercatore della Terra piatta dice che non conoscevano me, allora, primo, vorrei capire se Tinelli conosce tutti i ricercatori della Terra piatta e che gli hanno detto che non mi conoscevano, e questa è la prima cosa. Ma non sa che io è da anni che ero in contatto con te, prima ancora di tutti gli eventi delle Iene e compagnia Briscola, noi parlavamo anche di altri argomenti. Quindi il fatto che Tinelli non sappia che io magari facevo delle ricerche per gli affari miei o parlando con te senza scrivere nulla in pubblico, perché tra l'altro, insomma, i nostri dialoghi erano anche su argomenti che esulavano da possibili conferenze. Cioè, mi chiedo, cioè, Tinelli è come se si intestasse la rappresentanza di tutti i ricercatori della Terra piatta, dicendo nessuno dei ricercatori della Terra piatta lo conosceva. Ma voglio dire, se io indago e faccio i miei sviluppi matematici, fosse anche in solitudine, ma ne nemmeno che avessi parlato con te, fosse anche in solitudine. Ma dico, ma c'è bisogno che uno deve essere conosciuto per poter poi mettere in campo le dimostrazioni sulla Terra piatta? Cioè, sono delle discussioni un po' come se uno dovesse essere accreditato da Tinelli o accreditato da altri che conosce lui per poter essere legittimato a parlare della Terra piatta. Cioè, questo argomento è un pochettino, non so nemmeno io come definirlo, no? È un po' come se lui volesse, come se avesse il timbro, no, per dire chi è, che è conosciuto nell'ambiente della Terra piatta e chi non è conosciuto. Cioè, a me dispiace che parli in questi termini, perché io accetto pure uno sconosciuto, pure uno sconosciuto, purché abbia fatto la dimostrazione sull'assenza di curvatura. A me quello interessa, quella è la prova regina. Quindi, poi dice un'altra cosa, c'è un'altra cosa che obiettivamente io ho pubblicato, Albino, sul numero dei partecipanti alla conferenza, cioè Tinelli dice che c'erano 30 giornalisti e 20 curiosi. Ma scusami, 30 giornalisti e 20 curiosi fa 50, noi eravamo in sala c'erano 76 persone, quindi capisci un po' pure che sui numeri ha detto delle cose che io ho pubblicato sulla pagina, perché ho fatto la rassegna stampa, come sai, e ho pubblicato questi dati che venivano sminuiti dalla Repubblica, cioè la Repubblica faceva questo discorso di sminuire il numero dei partecipanti. Ma guarda, io la conferenza, Albino, l'avrei fatta pure con una persona, non mi interessava quante erano. Ti ho detto pure, sono disponibile io a rimetterci di tasca. Non era questa la prospettiva, Albino? Sì, assolutamente, no. Il problema è che io ti ho già risposto alla domanda, cioè che io non voglio parlare di Sì, una certo. persona mia. È ovvio che un giornale come Repubblica cercasse di disminuirci, e per quanto ci riguarda la conferenza è stato un successo enorme. Perché appunto noi abbiamo smosso anche i mass media, diciamo, di regime, grazie anche a Grillo, cioè, non so cosa, se gli è scoppiata una cacca nel cervello, comunque Grillo ci ha fatto una grande pubblicità. Ma secondo me ci voleva No, colonizzare Grillo da un certo punto di vista. Poi ha non lo visto. so, credo che lui sia un gatekeeper, quindi come tutti i gatekeeper lui va a ravanare nel torbido, e quindi siccome grazie anche a te e ai giornalisti stava prendendo piede, diciamo, la conferenza, allora lui si è voluto buttare dentro per attirare, diciamo, un po' l'attenzione, per cercare come al solito di intorbidare le acque e inquinare i pozzi, e
E quindi è così, insomma, E una cosa ecco. dimenticavo, Albino, perché Dimmi. in questo video che mi hanno inviato, tra l'altro che ha pubblicato Tinelli, cioè, mi dispiace avere visto pure un'email privata tua che hai inviato a Tinelli, quindi ha pubblicato un contenuto privato di email che non sono pubblicabili, cioè è un reato pubblicare queste email private perché bisogna avere. Purtroppo ti devo rispondere, io non ho visto questa cosa perché mi sono disiscritto dai siti, dai due canali di quella persona lì, di Dino, quindi non ho idea di cosa ha pubblicato. È chiaro che lui sta raggiungendo un'evoluzione, diciamo, diciamo, percorrendo una spirale negativa. Per cui lui non accetta, lui si è creato tutto un suo mondo fantastico in cui lui era il re, appunto, di questo mondo, e come sta perdendo, diciamo, lo scettro, perché noi, grazie alla nostra abnegazione, riusciamo a organizzare questa conferenza, avere più successo di lui. Lui non riesce a partecipare perché ha dei problemi grossi, grossi di. Ma tu l'hai invitato tutte le volte, Albino, cioè non è che noi, Lo come dicevi tu, so, lo col so, tappeto rosso, noi dopo tutto il lavoro che ha capisco. fatto lo avremmo accolto, cioè Ma è ovvio che è così, solo che quando una persona ha dei problemi, amico mio, è chiaro che se ci sono delle situazioni particolari. Non voglio essere esplicito perché non mi No. interessa, perché No, no, citando non essere prima. esplicito, Albino, perché è giusto lasciare, cioè lui ha fatto questo errore di pubblicare queste email private, che ripeto è un reato, cioè probabilmente tu non ti metterai lì a fare questioni giudiziarie, però cioè, il fatto che lui pubblichi un'email che è una comunicazione privata tra te e lui senza il tuo consenso sta violando una ben precisa legge, ma lasciamo perdere la legge, che io non voglio fare quello giuridico, ma ti voglio dire, cioè, se io devo scrivergli una cosa privata a Tinelli o un'altra persona gli vuole scrivere una cosa privata, in questo modo lui, violando la riservatezza dell'email privata o della telefonata privata, cioè le persone in qualche modo possono essere sentirsi intimoriti nel parlare con, non io perché io non ho nulla di cui intimorirmi, ma dico le persone che normalmente sono in contatto con lui possono pensare che oggi domani lui può pubblicare le comunicazioni private così quando capita, capisci che voglio dire, Albino? Al di là del reato, al di là del fatto che sia un reato questa cosa che ha fatto lui. Allora, ti voglio dire che io non voglio proseguire su questa conversazione con te Sì, ma io ho finito perché ti ho pure. già spiegato qual è la situazione di quella persona lì. È ovvio che se uno organizza un'intera conferenza fasulla, cioè con dei video fasulli, fasulli relatori, cioè ad assi. Se uno arriva a inventarsi una cosa del genere, è chiaro che poi è in grado di attaccare chiunque e di commettere qualsiasi violazione. Del resto, se una persona si incammina su di una spirale negativa, le cose non possono che peggiorare. Sì. E quindi quello che posso fare io, e con questo vorrei proprio concludere, Sì, Agostino, assolutamente, concludiamo. è che la cosa che posso fare per lui è che chiedo a tutti quanti di pregare per lui, ecco, non posso fare altro io. Albino, io personalmente dico l'ultima cosa per chiudere. Dico che personalmente io sono e rimango disponibile
a un dialogo chiarificatore con Tinelli, perché ho i miei motivi, perché io voglio cercare di fare in modo che le forze siano unite tutte per andare a dimostrare pubblicamente e rafforzare il fatto che la Terra è piatta ed è una cosa dimostrata, acclarata. Questo è l'interesse fondamentale per tutta un'altra serie di motivi che non dirò adesso, che non ha senso proseguire su questo discorso, per cui anche sotto consiglio di altre persone, di amministratori che mi hanno detto, di gruppi che mi hanno detto questa cosa qua, io rimango disponibile a chiarire con Tinelli tutti questi malintesi. Io sono disponibile a passare sopra a tutte queste cose, perché secondo me le persone che hanno capito che effettivamente la Terra è piatta devono collaborare, secondo me. Questo è il mio punto, per arrivare, se ci riusciamo in questa vita, a fare abolire il Trattato Antartide, e senza l'unione non ci si arriva assolutamente a far abolire il Trattato Antartide. Se non ci si espone all'inizio alla ridicolizzazione, non si può arrivare mai a fare affermare questa cosa come verità, come dice anche un autore in una citazione che spesso viene riportata su internet. No, prima si passa per la ridicolizzazione, poi il seguito. Quindi di conseguenza è questo il discorso, secondo me. Va bene, ciao, allora Ciao grazie, ti Albino, saluto, ciao, ti ti saluto, a sento. presto, ciao, buona Ciao, serata. buona serata, Ciao, 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 grazie ciao, Albino, grazie, ciao. ciao.